Salve a tutti! Dopo il video dedicato all'inflazione monetaria, questa volta diamo uno sguardo alla valuta del vecchio conio italiano, ovvero la lira. La lira fu rilasciata per la prima volta nel 1472 dalla Repubblica di Venezia. Entrata poi in uso nella gran parte degli stati prima dell'Unità d'Italia, continuò ad essere coniata in varie forme fino a quando nel 1806 il Regno d'Italia napoleonico la adottò come valuta ufficiale. Quindi dal 1806 fino alla sua completa sostituzione nel 29 febbraio del 2002 si sono susseguiti diversi tagli accompagnando l'inflazione. È stato possibile cambiare le lire in euro fino al 28 febbraio 2012. Qualche caso di vecchie lire ritrovate in posti insoliti è venuto fuori anche dopo tale data e quindi una vicenda che ci ricorda di non tenere nascoste le valute perché è proprio nella loro natura quella di essere utilizzate e tenute come minimo in un conto deposito. Per questo vi rimando al video dedicato all'inflazione. Partendo dalla lira della Repubblica Italiana, ovvero quelle coniate dal 1946 in poi, notiamo come i tagli vadano crescendo man mano negli anni. Nel 1946 esistevano le monete da 50 centesimi, una lira, da cui il detto non ho la lira, fino a passare alle 2, 5, 10 e 100 lire. Le banconote erano da 500 lire e da 1000 lire, che erano enormi, misurando 21 cm per 12. Ma cosa si comprava con l'imponente 1000 lire? Nel 1946 lo stipendio di un operaio era di 10.000 lire al mese, con i quali poteva comprare pane 45 lire, latte 30, vino 75, pasta 120, riso 60, il giornale 4 lire e il caffè 20 lire. Ricalcolate ad oggi, 1000 lire del gennaio 1947 valgono 27,45 euro. Quindi lo stipendio medio di un operaio a 10.000 lire al mese equivalgono a 274,46 euro. Somme che sembrano non avere un senso, ma contate che stiamo parlando praticamente del dopoguerra, non escludete il contesto storico. Con il passare del tempo e l'aumentare generale dei prezzi e dell'inflazione monetaria, i tagli vanno man mano aumentando. Guardiamo come la moneta da una lira viene coniata fino al 1959, poi diventato un taglio troppo piccolo. Nel 54 e nel 55 vengono distribuite le stesse monete da 50 e 100 lire che ci hanno accompagnati fino alla nascita dell'euro. Alla fine degli anni 60, nel 1967, vengono introdotte le banconote da 50 e 100.000 lire, diventando i tagli più grandi disponibili in circolazione, fino al 1997, quando venne introdotta anche la 500.000 lire. Chi lo sa, magari continuando con la moneta autoctona, si sarebbe sentita l'esigenza di coniare anche quella da 1 milione di lire, vista la svalutazione che si è protratta nel tempo. Ma diamo uno sguardo all'andamento dell'inflazione. Negli anni 70 ha raggiunto picchi altissimi in Italia e quindi potete immaginare la problematica riversata sul potere d'acquisto. Vi lascio il link in descrizione. Con l'entrata in vigore dell'euro ed il controllo della moneta da parte della Banca Centrale Europea, l'inflazione si è tenuta sotto controllo, ma con gli eventi degli ultimi anni la situazione è un po' sfuggita di mano ed ora si studiano tutti i piani necessari per riportare l'inflazione a livelli normali, cioè entro il 2%. Insomma, tutto questo per dirvi di non tenere fermo il vostro capitale. Spero che questo breve excursus vi abbia fatto cambiare idea, visto che non parliamo di un paese a noi lontano, ma della nostra nazione. Ma allora oggi, visto che la lira non è più la moneta ufficiale di scambio, vale ancora qualcosa? Prendiamo ad esempio le ultime produzioni prima della distribuzione dell'euro. Andiamo verso i tagli più grandi, ovvero le 50 e 100.000 lire. L'ultima produzione regolare risale al 1999 per le 50.000 lire e al 1998 per le 100.000 lire. L'espressione artistica di queste monete è encomiabile. La presenza della storia del nostro paese traspare dalle opere di Bernini sulla 50.000 lire e quelle di Caravaggio sulla 100.000 lire. Il valore collezionistico parte da 4-5 euro per le 50.000 lire circolate con pieghe e difetti, fino ad arrivare a centinaia di euro per quelle in classificazione FDC, cioè fior di conio, praticamente mai utilizzate, croccanti come appena sfornate. Lo stesso vale per le serie sostitutive, le banconote stampate per sostituire quelle difettose. Di banconote FDC ce ne sono poche in giro, d'altronde perché non utilizzarle? Sono state conservate per puro scopo collezionistico, non vedo altro motivo,
specialmente per tagli così grandi e soprattutto per la famosa 500.000 lire del 1997. Il suo valore può raggiungere svariate centinaia di euro. Come esperimento per questo video, sono riuscito a procurarmi una 50.000 lire del 1999, proprio all'ultima serie di stampa. L'ho acquistata per 4 euro, escluse spese di spedizione, e come potete vedere, non è in perfette condizioni. Direi che sulla scala di valutazione potrebbe essere considerata come una classe MB, molto bello, o BB, bellissimo, ma per essere certi dovrebbe essere valutata da un numismatico. Il ricordo associato ad una banconota del genere è quello che si ha impugnando una 50 euro odierna. Calcolando l'inflazione, oggi varrebbe 38,22 euro, all'incirca 40 euro. Se ci fosse per assurdo ancora la lira in circolazione, quello che acquistavi con 50.000 lire nel 1999, ad oggi ti occorrebbero ulteriori 24.000 lire, praticamente il 50% in più. È come se, tra poco più di 20 anni, vi chiedessero 74 euro al posto di 50. Ancora una volta uno sprone a tutelare i vostri risparmi. Non lasciateli ammuffire nel conto corrente. Per questo vi rimando ancora una volta al video dedicato all'inflazione. Insomma, se trovate in giro qualche vecchia 50.000 lire o 100.000 lire, sappiate che non potete più spenderle. Avreste dovuto farlo all'epoca. Ma potete ancora recuperare qualche euro se è in decenti condizioni. Fatevi un giro su eBay, lì ci sono anche dei negozi di numismatica che vendono svariate banconote. Vi consiglio di dare uno sguardo anche al sito di Numismatica Italiana, lì trovate tutte le serie stampate, come nel caso della 50.000 lire acquistata da me. Notiamo che l'ultima serie ordinaria, la lettera E, è la NE910000E. In pratica si inizia con la AE finale A e si finisce con la ZE finale A. In pratica ad ogni giro completo dell'alfabeto, nella prima lettera, si cambia l'ultima lettera. Quella che ho preso ha lo stesso prefisso dell'ultima serie, ma appartiene al terzo giro di alfabeto, cioè la lettera C. Il quinto e ultimo giro dell'alfabeto è la lettera E. Qui sul sito di Numismatica c'è una foto esplicativa. Questa banconota appartiene proprio all'ultimo giro dell'alfabeto, inizia per NE e finisce per E, molto vicina alle ultime banconote stampate. L'ultima in assoluto porta la sigla NE910000E. Tutti questi tecnicismi per dirvi che non avrete problemi ad identificare le banconote. Vi lascio tutto il necessario in descrizione. Benissimo, spero di esservi stato di aiuto e se volete qualche altro consiglio scrivete nei commenti. Grazie e alla prossima!